Eh, parlando delle, delle terapie di seconda linea, dopo un fallimento della terapia steroidea, le, fondamentalmente le possibilità che, che noi possiamo identificare sono splenectomia, eh, immunosoppressione diciamo, di, eh, puntuale con eh, anti-CD20, rituximab. Uso i TPO mimetici e, eh, se volete, immunosoppressori eh, di, tipo, di, di tipo cronico, come può essere la zatioprina la ciclosporina. Vantaggi e svantaggi di, eh, dei, vari, dei vari approcci. La spenectomia ha una possibilità globale del 40-50% di casi. Di guarigione, ovvero sia di demedicazione permanente e risposta sostenuta. La spenectomia ha un rischio operatorio acuto come tutti gli interventi chirurgici, ci stanno dei dubbi su un rischio a lungo termine di tipo trombotico e di tipo infettivo, o meglio sul rischio infettivo a lungo termine non ci sono dubbi, ma c'è una possibilità di intervento e di abbattimento di questo rischio con le pratiche vaccinali. Rituximab. Rituximab ha una possibilità del 30-40% a tre anni, quindi con un follow-up molto minore rispetto alla pratica della splenectomia di cui abbiamo una, dei follow-up a dieci anni e di mantenimento della risposta. Da, qualche, da un, un recente studio sembrerebbe che il candidata, la candidata ideale, la candidata con maggiori probabilità di avere questa risposta sia una, la donna giovane con meno di due anni di malattia sulle spalle. Problematiche del rituximab. Problematiche del rituximab, eh, vi è un 2-3% di possibilità di complicanze infettive eh, nel, nei sei mesi di immunosoppressione dopo eh, la somministrazione di questo farmaco anti-CD20. E, e che insomma è abbastanza competitivo se volete con, con le complicanze con il tasso di complicanze per gli operatori a breve termine della della sprenectomia eh, quindi anche in questo caso pazienti con comorbidità importanti con problematiche di tipo respiratorio su cui per esempio eh, avere una polmonite potrebbe essere devastante e pazienti fragili non sono buoni candidati al rituximab, eh, così come non sono buoni candidati alla splenectomia. Una volta che abbiamo abbandonato per, per problemi di sicurezza eh, la possibilità di dare al paziente una chance eh, di demedicalizzazione permanente o con la splenectomia o con il rituximab, quello che rimane è, è l'uso o dei, degli immunosoppressori a lungo termine o della o dei tipi omimetici. Dico subito che, insomma, gli immunosoppressori a lungo termine ehm, hanno una possibilità di, di rischio di, sia di tipo infettivo sia di seconda neoplasia che sicuramente eh, li fanno andare. Con questo so che anche ci stanno dei colleghi che magari non sono perfettamente d'accordo con questa mia convinzione, ma è la mia convinzione personale. E questi, questi farmaci eh, vanno sicuramente dopo i tipi omimetici. I tipi omimetici hanno un profilo di sicurezza assolutamente accettabile e sostanzialmente, eh, l'unico punto interrogativo che ci possiamo porre è la problematica del eh, mancanza. Cioè della impossibilità teorica di demedicalizzazione permanente negli anni. Cioè, una volta che noi usiamo un TPO mimetico, sappiamo che quel paziente lo dovrà fare cronicamente. Su questo vanno fatte due considerazioni. La prima considerazione è che stiamo dicendo che il TPO mimetico va dato a un paziente che comunque non può usufruire delle chance di guarigione come aspanectomia e rituximab, quindi è un falso problema. E il secondo punto è che in questa maniera recuperiamo dei pazienti che in maniera impropria, ma è nel loro diritto, rifiutano, sia cioè rifiutano di correre il rischio acuto sia del rituximab sia della splenectomia. Quindi, sono pazienti che in altri tempi non, o mettevamo sotto, insomma, non avevamo altre possibilità di di intervento, se non quello dell'immunosoppressore a lungo termine che come ho detto hanno un profilo di sicurezza opinabile. E un altro punto eh, che però è ancora estremamente ipotetico è che il TPO mimetico in ogni caso una piccolissima quota, forse il 10%, forse meno di pazienti per motivi che ancora ci sfuggono, che sono di eh, intervento sulla disregolazione immunitaria che sta alla base dell'ITP, della porpora trombocitopenica immune, e dopo il TPO mimetico acquisiscono una, una, ris una risposta completa per cui noi possiamo sospendere il TPO mimetico. Detto questo, questo è un qualcosa su cui ancora c'è molto da lavorare, su cui ancora abbiamo le idee confuse, quindi il TPO mimetico è comunque nell'accezione attuale un farmaco di tipo cronico. I vantaggi dei TPO mimetici sono indubbi. Allora, come ho detto, l'unico vero svantaggio è il concetto che attualmente, con la regolazione che c'è adesso, la distribuzione ospedaliera, il paziente è comunque agganciato all'ospedale quindi, non è un paziente che può autogestirsi, al di là degli aspetti compliance generale. Anche il paziente più compliante del mondo deve venire periodicamente in ospedale a ritirare il TPO mimetico. Al di là di questo indubbio svantaggio, eh, il TPO mimetico ha una, una mh, efficacia eh, intorno all'80%, con una eh, possibilità di risposta duratura che va eh, oltre il 60%. Quindi questi pazienti sono pazienti che fondamentalmente... Eh, hanno superato il problema del rischio emorragio. Cosa ancora più importante, al di là della conta piastrinica, eh, la possibilità, eh, nel momento in cui noi abbiamo come gol una conta piastrinica che non serve avere 100.000-150.000 piastrine, abbiamo come gol una conta piastrinica intorno a 50.000 piastrine, così come è stato negli studi registrativi, questi pazienti possono continuare a avere delle. delle ehm, delle manifestazioni emorragiche, ma sono manifestazioni emorragiche minori e quindi eh, la manifestazione emorragica maggiore, che è chiaramente quella che fa paura, è completamente abbattuta dall'uso eh, di questi farmaci.